Forse mi toccherà sedurre Victor se vorrò avere via libera. Sai, io preferisco le compagnie maschili. Per questo sono sfacciata. Capisco. C'è un altro uomo. Non fare lo sciocco, via. Non fare lo sciocco, ma cosa dovrei pensare? Mi dici con una voce da funerale che vuoi parlarmi. Cosa direbbe la gente se tutta un tratto la chiamassi Isaac? Già, che cosa direbbe? Ci prenderebbe in giro tutte e due. Lei agisce sempre con saggezza, signorina Agda. Perlomeno ci provo. No, non dire così e non te la prendere. Io ho un altro difetto. Non muoio ancora. Non bisogna toccare le lacrime delle donne, sono sacre. Lei è ciò che si suol dire una bella donna, ma mia moglie sta scendendo la china, perciò non le costa molto difenderla. Non voglio che la nostra vita diventi così. Così come? Mi riferivo a quei due che ha fatto scendere. Come si chiamavano? Stavo anch'io pensando ad Alma e a sua moglie. Mi ricordavano molto il mio matrimonio. Ma noi due ci amiamo. Con molti auguri di lunga vita, di grande pace, gioia infinita. Con molti auguri. Abbiamo saputo che oggi è un grande giorno per te. Così abbiamo voluto festeggiarti con questi fiori e dirti che ti ammiriamo e che è davvero una cosa formidabile essere stato un buon dottore per 50 anni. Sicuro. Non c'è dubbio che tu sia un uomo molto saggio e molto sapiente. Una saggezza che ti avrà dato il modo di conoscere la vita e di condurre un'esistenza felice. E serena. Urrà, 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 urrà. Grazie, grazie, grazie. Vi ringrazio molto, ma è meglio andare, siamo in ritardo. Già,